Sia Geremia che Ezechiele, nella maggior parte degli oracoli, minacciano castighi, ma hanno delle bellissime pagine di consolazione, che in particolare possiamo definire come culmine dei loro libri i passi in cui descrivono una nuova alleanza tra Dio e il popolo, in cui la legge sarà scritta nei cuori del popolo di Israele. Per Geremia al capitolo 31, per Ezechiele al capitolo 36, quello letto oggi. Geremia scriveva: «Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Questa sarà l'alleanza che porrò, che farò. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore». Queste profezie si realizzeranno completamente alla parusia, alla seconda venuta del Messia, ma si sono già realizzate parzialmente nel corso della storia e soprattutto nella prima venuta di Gesù. Commentiamo frase per frase la profezia di Ezechiele. Dio dice: «Santificherò il mio nome grande, profanato tra le nazioni». Questa profezia in parte si è già realizzata, perché al tempo del profeta solo il popolo di Israele adorava il Signore come unico Dio, ma oggi in tutto il mondo lo adorano i cristiani e anche i musulmani, cioè almeno sulla carta più di 2 miliardi di persone, circa metà dell'umanità. E ormai tutti conoscono la storia di Dio che si è rivelato liberando il popolo schiavo in Egitto. Magari non ci credono, ma la conoscono. È una cosa che Ezechiele ha predetto a 20.000 deportati a Babilonia, che erano sicuri in quel momento che il popolo sarebbe sparito e che la fede nel Signore sarebbe sparita con esso. Ecco, questi sono i profeti. Annunciano cose che sembrano impossibili in quel momento, ma si realizzano. Ezechiele continua: «Le nazioni sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi». Anche questo si è realizzato attraverso la risurrezione di Cristo. È stata la notizia della risurrezione di Cristo che ha convinto i pagani a credere nel vero Dio, ma si è realizzata anche attraverso la fedeltà eroica del popolo ebraico, che pur essendo sempre perseguitato, non ha mai perso nel suo complesso la fede nel vero Dio, manifestandola con il sabato, lo studio della legge, le regole alimentari, le liturgie nelle sinagoghe. Si può dire che è molto più fedele il popolo dopo il primo esilio e soprattutto dopo il secondo esilio che prima. Continua Ezechiele: «Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo». Questa parte della profezia si realizzerà completamente solo alla seconda venuta del Messia. «Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati». Questa profezia si è realizzata con il sacramento del battesimo, acqua che ci purifica da tutto ciò che ci separa da Dio. Sacramento che è stato preparato dal battesimo di Giovanni. «Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli». Anche questa profezia si è realizzata. Il popolo fa ancora tanti peccati, ma è scomparsa l'idolatria. Il farsi un Dio con le proprie mani da adorare. Ecco, non c'è più questo peccato nel popolo di Israele dopo l'esilio. Ma anche nell'umanità questa pratica è molto meno diffusa. «Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne». Questa profezia si deve realizzare nella vita di ognuno di noi personalmente. Ed infatti chi veramente si mette umilmente in contatto con Dio impara ad amare. Nasce in lui un cuore di carne, capace di compassione, di misericordia, di decisioni importanti, un cuore che mette Dio al primo posto e si impegna per i poveri. Questo cuore è prima di tutto il cuore di Cristo e il cuore di sua madre,
ma Dio sta trasformando a poco i cuori di tutta l'umanità. Non solo degli ebrei o dei cristiani, ma di tutti. E questa è la grande battaglia che si sta compiendo tra Dio e il demonio. Dio semina in ogni luogo cuori di carne, trasformandoli con il dono dello Spirito Santo. E il demonio fa indurire i cuori. A volte sembra che stia vincendo il diavolo, ma poi subito ti commuovi nel trovare, da chi meno te lo aspetti, un esempio di vera compassione. Dovunque ci sono sentimenti di compassione, azioni di misericordia, parole di giustizia, gesti di fraternità, anche di fuori dei confini della Chiesa o del popolo di Israele, lì c'è lo Spirito di Dio che sta operando. Ezechiele continua: porrò il mio Spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Mai come oggi il popolo di Dio è fedele a tutte le 613 norme della legge di Mosè. E in questo modo manifesta la santità di Dio. Questa è la funzione del popolo di Israele nel mondo: manifestare la santità di Dio. E invece la funzione del secondo popolo di Dio, la Chiesa, noi, è complementare. Noi dobbiamo portare la presenza di Dio nel mondo. Come? Vivendo soprattutto l'unico comandamento che Gesù ha aggiunto. Sapete che Gesù ha vissuto perfettamente i 613 comandamenti, ma ne ha aggiunto uno. Uno in più, il 614. Qual è? No, amerai il prossimo tu come te stesso. C'era già. C'era già nei 613. Ma ragazzi, non sapete i fondamenti della vostra religione. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. C'era già nei 613. Ama il prossimo. C'era già. Vi do un comandamento nuovo. Mamma mia, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Qual è la differenza? No, quello c'era già prima, che Dio ci ama e dobbiamo amare gli altri. Come lui c'era anche già, perché ci ha liberato, eravamo schiavi. Non è che Dio ha fatto niente, prima di morire in croce non ha fatto niente, tutto con le mani in mano Dio, no? Certo, ha sempre fatto così, ha sempre dato la vita a Dio. Qual è la differenza? Ripetete, vi do un comandamento nuovo. Fermatevi. L'amore reciproco. Quella è la differenza. Il comandamento dell'amore reciproco. Si può vivere da soli questo comandamento? Quindi che cos'è questo comandamento? È portare nel mondo la presenza di Dio, la Shekinah. Quando c'è l'amore reciproco, Dio è presente. Questa è la funzione dei cristiani. Allora avete solo questo incarico, avete solo un comandamento, ricordatelo. Gli altri devono ricordarsi, 613. Quindi il popolo ebraico è un popolo separato, diverso da tutti gli altri, riconoscibile per abitudini diverse, e ci mostra che Dio è separato, che Dio è oltre, che Dio è impossibile da possedere da parte dell'uomo. Il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, è un popolo mescolato in mezzo agli altri popoli, che non si differenzia per la lingua, per i costumi, per le abitudini. È uguale a tutti gli altri, ma ha uno stile diverso. L'unità, la comunione, la misericordia, il perdono, il dialogo, la fiducia nella provvidenza. Ecco tutto quello che Gesù descrive nel discorso della montagna. E cosa manifestiamo noi? Che Dio si compromette per l'uomo. Dio si rivela, si manifesta, si interessa a noi, si fa come noi, è diventato uno di noi. Sono due funzioni complementari. L'umanità ha bisogno di entrambe. Come nella Chiesa c'è bisogno dei sacerdoti e dei laici
così l'umanità ha bisogno degli ebrei e dei cristiani. Nel Vangelo di oggi si manifestano questi stessi due aspetti di Dio: il suo amore, la sua misericordia, il suo desiderio di universale di salvezza. Il re che invita tutti alla festa della notte, delle nozze, invita più volte anche i poveracci, tutti. Ma Dio è anche santo, esigente, va trattato con rispetto. Ed ecco questo re che uccide quelli che non rispondono all'invito e che caccia fuori una persona che è venuta lì solo per mangiare, praticamente. Questo qui è venuto, se manco vestito... Scusami, non è che... Io penso che era un riccone, perché i poveri si vestono sempre bene, anche se non hanno niente. Ma quello lì voleva solo approfittare, mangiare un po' a sbaffo, è venuto vestito in pigiama, non so com'era. Non si è manco messo un po' bello. E allora quella è proprio mancanza di rispetto, capisci? Come dire, io ti uso. E Dio va fuori. Dio merita rispetto. E Gesù conclude: molti sono chiamati, ma pochi eletti. E qui emerge il famoso pessimismo di Gesù, come quando dice: quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Gesù usa questo linguaggio pessimista per scuoterci, per aiutarci a dare il meglio. La chiamata dipende da Dio e Dio chiama tutti, ma l'elezione dipende da noi, e noi non siamo sempre così furbi da dire di sì. E qualcuno arriva addirittura a disprezzare Dio. E non sto parlando degli atei, ma dei credenti che pensano di usare Dio per i loro scopi.